Ciao amici, oggi vi parlerò della mia to-do list intelligente nell'app Notion e di come utilizzo questo strumento per essere produttiva e organizzata. E no, il video non è sponsorizzato da Notion, credo semplicemente che quest'app sia utilissima per l'organizzazione e la uso nella mia vita quotidiana. Come sapete, io amo fare tante cose e non voglio tenerle tutte a mente. Questo non perché io tema di dimenticarle, ma perché non voglio che la mia mente diventi un magazzino di informazioni e voglio che sia un luogo per concepire nuove idee. Come sapete, ho sempre usato il bullet journal perché mi è sempre piaciuto scrivere a mano. Tuttavia, mi sono anche resa conto che il bullet journal ha alcuni limiti, o almeno il modo in cui io lo uso non è completamente adeguato a quelle che sono le mie esigenze. Questo perché i miei obiettivi cambiano nel tempo. Mi è capitato di utilizzare molto tempo per preparare uno spread sul bullet journal, per poi rendermi conto che non l'avevo realizzato in modo ottimale per i miei obiettivi, o ancora peggio, che i miei piani cambiavano. E quindi non potevo cancellare quello che avevo già scritto senza fare un pasticcio sulla pagina. E così finivo magari per non usarlo più, per scrivere le mie liste su post-it e fogliettini volanti, che finivano per essere ancora meno efficienti rispetto a non scrivere nulla. In realtà utilizzo ancora il bullet journal, nella mia vita quotidiana, ma ho rivoluzionato il modo di utilizzarlo perché adesso lo affianco a Notion. Notion consente di creare to-do list molto versatili che possono essere visualizzate da qualunque dispositivo e in formati diversi, come calendario, vision board, come tabella oppure come semplice lista. In più è possibile creare collegamenti tra pagine in modo da accedere ai propri contenuti in un secondo. In questo modo la to-do list è versatile, risponde a qualunque esigenza e permette anche di raccogliere già informazioni per lo svolgimento dell'attività che è indicata appunto nella to-do list. Grazie a Notion, invece di avere mille liste disorganizzate e svolazzanti, ho tutte le informazioni che mi servono in un posto solo e con un clic posso modificarle e adeguare la mia to-do list alle mie nuove esigenze, senza preoccuparmi di rovinare una pagina del bullet journal. Notion è un'app gratuita che potete scaricare su qualunque dispositivo e potete anche accedervi dal sito web Notion. Se è la prima volta che la utilizzate dovrete creare un account, altrimenti potrete semplicemente accedere all'account che avete già creato. Quando aprite l'app per la prima volta troverete dei template preimpostati di Notion, che sono questo qui, da Getting Started in giù fino a Weekly Agenda, e ci sono poi altri template che potrete inserire, altrimenti se volete partire da zero potete anche creare il vostro template. Io per esempio l'ho fatto per questi qui in alto, che sono quelli che uso di più. Per creare la to-do list possiamo aprire questo menu, e cliccare su Templates. E qui avremo a disposizione molti templates dai quali partire, templates gratuiti offerti da Notion. Per la to-do list utilizziamo sotto il menu a tendina Personal la Task List e Notion creerà per noi una task list. A questo punto la possiamo personalizzare, innanzitutto andremo a cancellare questo task esemplificativo, possiamo per esempio aggiungere nuove colonne se ce ne servono altre a parte to do, doing e done. Questa colonna qui è una colonna nascosta, la possiamo anche mostrare se vogliamo. E possiamo personalizzare la parte più, in realtà tutto il template, ma anche la parte più alta. Ad esempio, task list, io voglio metterci questo qui, e poi possiamo anche aggiungere una cover. Si può cambiare, si può cercare un'immagine online, si può scegliere tra le immagini disponibili nella galleria di Notion, oppure si può lasciare questa qui. A me questa piace perché The Great Wave of Kanagawa, che è un dipinto giapponese che mi piace molto. E a questo punto dobbiamo creare un template per i nostri singoli task, in modo da poter organizzare tutto il sistema e da non dover utilizzare tempo ogni volta che inseriamo un task per aggiungere tutte le proprietà che ci servono. Lo so che sembra un po' confusionario, ma capirete cosa intendo. Sotto a To Do andremo a cliccare New e scriviamo per esempio fare la spesa. Ok. Apriamo questa pagina. E a questo punto è una pagina molto vuota, cioè non ci sono tutte le informazioni che ci servono.
possiamo aggiungere un nuovo template, creare un template che si ripeterà ogni volta che noi andremo ad aggiungere un task. E quindi, adesso vedrete cosa intendo, avremo uno scheletro in cui aggiungere tutte le nostre informazioni che ci aiuterà a pianificare meglio i nostri tasks. Allora, questo template si vede qui in alto, you're editing a template, quindi stai modificando un template nella task list, e questo template lo chiamiamo task, semplicemente. Questa è la data in cui è stato creato, lo stato può essere to do, doing o done, che sono le tre categorie che abbiamo in alto, e possiamo andare ad aggiungere delle proprietà. Allora, qui nel nostro caso lo stato è to do. Come proprietà possiamo andare ad aggiungere la categoria, ad esempio possiamo scrivere casa, che è quella che infatti ci servirà, possiamo scrivere università o studio, meglio ancora, possiamo scrivere amici, lavoro. E possiamo anche cambiare il colore, ad esempio amici lo vogliamo mettere in blu, possiamo scrivere sport, tutte le categorie che ci vengono in mente. Sport, vogliamo cambiare il colore, lo coloriamo di arancione, non l'abbiamo ancora utilizzato, e così via, qualunque categoria ci venga in mente, oppure famiglia, molto importante, la famiglia è importantissima e non ci piace questo colore grigio, il grigio lo vogliamo solo per il lavoro, la famiglia la mettiamo di un bel verde. Ok, e quindi qui andremo a selezionare una o più categorie nelle quali ricade il nostro task. In realtà, nel caso in cui volessimo una sola selezione, invece di utilizzare property, potremmo utilizzare select. Adesso vi mostro cosa significa. Qui aggiungiamo un'altra proprietà, tipo di proprietà voglio mettere select, questa qua. E qui posso rinominare le proprietà, quindi qui andrò a scrivere, possiamo scrivere ambito, quindi ambito del nostro task è casa, studio, amici, lavoro, sport o famiglia. Questa proprietà la chiamiamo priorità e, ho sbagliato, e qui andremo ad indicare qual è il livello di priorità di questo task, quindi alto, medio o basso. E andremo a scrivere alto, alta, e alta lo mettiamo in rosso, perché l'alta priorità mi sa di colore rosso, media, e media lo andiamo a mettere in un altro colore, mettiamo per esempio giallo, e bassa la andiamo a mettere in verde. Ok, e qui come vedete, a differenza della categoria sopra, ambito, in cui si possono selezionare più parole, più categorie, nella priorità se ne può selezionare solo una. Noi mettiamo che per esempio questo ha un'alta priorità. Poi, cosa molto importante, è la data entro la quale questo task deve essere completato. E quindi qua aggiungiamo un'altra proprietà e inseriamo data, date. La rinominiamo come scadenza, quindi la scadenza entro la quale questo task deve essere completato. E qui possiamo indicare una data, per esempio mettiamo il 29, che sarà credo il giorno in cui uscirà questo video. Poi una cosa molto molto bella di Notion è che a queste pagine si possono collegare altre pagine presenti in Notion, quindi se per esempio io ho un task che riguarda degli appunti di studio, magari devo revisionare degli appunti, posso creare un collegamento al database in cui ho inserito quegli appunti che avrò preso e sistemato in Notion, e in questo modo, vedendo questo task, posso semplicemente cliccare sul database e avrò accesso immediatamente agli appunti. Vediamo come. Allora, aggiungiamo un'altra proprietà qui, clicchiamo, il tipo di proprietà è relation, che è qua sotto. Relation, qui dobbiamo selezionare un database già esistente, io ad esempio ho un database che è pareri corso di diritto penale. E lo creo. In questo database
io avrò, poi vi spiegherò in un altro video come creare bene un database. In questo database io ho tutti i miei appunti e ad esempio se questo task potrebbe essere relativo a corruzione in atti giudiziari. Lo so che quello che sto indicando qui non è relativo al task fare la spesa, però e questo, in questo momento stiamo semplicemente creando un template che poi potremo utilizzare per tutti i task, quindi è per questo che sto già inserendo delle cose per farvi vedere come funziona. Se guardate fino alla fine del video vedrete perché seguo questo ordine. E poi si possono aggiungere altre proprietà, ad esempio numeri, oppure per esempio se si tratta di trasferire dei soldi a qualcuno, oppure un checkbox se si tratta di un task che viene ripetuto più volte nel tempo, ma potete aggiungere qualunque tipo di checkbox. E ci sono anche altri tipi di proprietà che si possono aggiungere: indirizzi web, numeri di telefono, email, persone. In realtà per aggiungere le persone credo che ci voglia la funzione pro, ma anche formule, insomma diversi tipi di proprietà. E a questo punto possiamo passare alla parte sottostante del nostro template qui, e quello che io voglio inserire qui è, qui ho già tutte le mie informazioni, le mie mia metadata riguardo a questo task. Quindi non mi serve riscrivere che riguarda la casa, lo studio, gli amici, ma qui sotto voglio mettere i miei sottotask, quindi tutti quei task più piccoli che compongono il task più grande. Ad esempio, e chiaramente sto creando un template e metterò, ci sono molti shortcut in Notion, se io clicco aperta quadra e chiusa quadra c'è questa to-do list, se invece clicco slash mi appare questo menu per cui posso selezionare diversi tipi di contenuti. Io ad esempio voglio selezionare un titolo, heading 2, e poi scrivo sotto tasks, e qui sotto andrò a inserire tutti i miei sottotasks che cambieranno in base a quelli che sono, quello che è il mio task principale. E poi posso aggiungere un'altra categoria sotto, mettiamo titolo, note, nel caso in cui abbia qualche nota specifica per questo task. Ora abbiamo sistemato tutto, quello che vogliamo ancora fare è personalizzarlo. Ora abbiamo creato il nostro template per i tasks, adesso vi mostrerò come utilizzarlo. Torniamo indietro e siamo di nuovo qui in fare la spesa. Come vedete, fare la spesa ha già acquisito tutte queste proprietà qua sopra. Se scorriamo un po' più in basso possiamo vedere tutti i template che ci sono, e c'è new task che è quello di Notion, task con questa spunta, ed è per questo che abbiamo messo la spunta per riconoscerlo, che è quello che abbiamo creato noi. Se vogliamo modificare il template tasks dobbiamo semplicemente cliccare su edit this template. Clicchiamo su task e qui otterremo, appena Notion carica, otterremo tutte le cose che avremo scritto prima. A questo punto abbiamo finito la parte più noiosa e organizzativa ed ora in poi avremo un sistema automatico da utilizzare per ciascuno dei nostri tasks, e ora vediamo come. Allora abbiamo fare la spesa, vogliamo modificare l'icona per renderla un pochino più simpatica, per esempio possiamo metterci una mela. Poi la data in cui l'abbiamo creata è la data di oggi, status to do perché dobbiamo ancora farla, ambito direi casa, quindi cancelliamo tutti gli altri, lasciamo soltanto casa. Priorità alta, non abbiamo niente da mangiare, ci serve fare la spesa. Scadenza, come scadenza mettiamo la data di oggi perché dobbiamo assolutamente farlo. I documenti, chiaramente non ci servono questi. In realtà se abbiamo una lista della spesa possiamo andare a modificare i documenti mettendo una relazione a qualche altro database, o semplicemente possiamo lasciare questa parte vuota. Da ripetere sì, perché ci serve poi un'altra volta, cioè non è l'unica volta nella nostra vita che facciamo la spesa, ma ce ne saranno altre. Sotto task qui per esempio potremmo scrivere lista e scrivere tutte le cose che ci servono, quindi banane, uova, latte. E ora possiamo utilizzare lo stesso template per tutte le altre attività che dobbiamo svolgere, quindi ad esempio vogliamo creare un'attività che è studio diritto privato. Apriamo la pagina studio diritto privato, ci vogliamo mettere un'icona
se vogliamo. Io metto sempre le icone perché credo che sia più divertente, rende l'interfaccia un pochino più amichevole, ci invoglia di più a utilizzare Notion. È stato creato, status da fare, ambito studio, priorità alta perché abbiamo un esame imminente. Scadenza, vediamo, se vogliamo scrivere per esempio studio diritto privato capitolo 10, potremmo mettere una scadenza che decidiamo, quindi per esempio vogliamo finirlo entro domani. Documenti, possiamo cambiare la relazione, relation, sì, si chiama diritto civile, mettiamo diritto civile, create relation, e posso per esempio, non so, devo studiare uso capione, uso frutto. Da ripetere? Sì, perché in realtà devo studiarlo ancora, non è l'unica volta che lo studio, quindi voglio che rimanga marchiato come una cosa da ripetere. Aggiungiamo un task, leggere capitolo 10, active recall, schemi, domande, esame, e poi facciamo anche space repetition del capitolo 7. Come avete visto, ho creato dei task diversi e adesso vi faccio vedere questa task list in azione. Allora, abbiamo alcune cose che dobbiamo fare qui nella to-do list, alcune cose che stiamo facendo, doing, e mettiamo caso che io abbia scritto la lettera a Carla, e quindi sarà tra le cose fatte, e mettiamo caso che io abbia anche studiato danese, e quindi è anche questa tra le cose fatte. E sto facendo il video su Notion e devo anche iscrivermi ad una gara sportiva. Lo so, c'è scritto 5 verbi irregolari perché sono stata un po' pigra e non ho voluto creare un task all'inizio, ho fatto semplicemente un copia e incolla. Ok, quindi adesso abbiamo delle cose da fare, delle cose che stiamo facendo e delle cose già fatte. La cosa bellissima di Notion è che ci permette di aggiungere un modo diverso di visualizzare questi tasks che dobbiamo completare. Adesso stiamo utilizzando la versione board, che è questa qui dove si possono trascinare e spostare i diversi tasks. Proviamo ad utilizzare, a creare una view calendario, quindi clicchiamo su calendar e clicchiamo su create. Creando il calendario, tutte le cose che avevano una data, ed è per questo che è molto importante aggiungere una deadline o comunque una data all'interno di ciascun task, e noi l'abbiamo fatto all'interno del template, tutte le cose che avevano una data sono adesso indicate nel nostro calendario e quindi a colpo d'occhio possiamo vedere quali sono le nostre scadenze in ciascuna giornata, e questo è fenomenale perché io mi sono sempre trovata a dover lottare tra avere una to-do list e avere le cose sul calendario. Qui invece posso avere tutto insieme e non devo inserire le stesse informazioni in template diversi. Ma non è finita qui, perché possiamo anche vederlo per esempio come creiamo una nuova view, add a view, e la vediamo come tabella. Clicchiamo su create e creiamo una tabella, e qui abbiamo semplicemente una lista di tutti i nostri tasks e possiamo ordinarli, per esempio sort, add a sort, in ordine di nome, quindi in ordine alfabetico, oppure possiamo mettere come in ordine di ambito, oppure possiamo metterlo chiaramente in ordine di scadenza. Poi un'altra cosa che possiamo fare è filter, add a filter group, dove priorità is, e vogliamo vedere soltanto i tasks in cui la priorità è alta. In questo modo abbiamo un'idea di tutte le cose che sono super super urgenti. E ci sono anche altre possibilità per quanto riguarda la visualizzazione dei tasks, per esempio gallery, che io in realtà non uso, è più per avere... se si vogliono aggiungere immagini, perché in ciascuna pagina di Notion poi si possono anche aggiungere immagini. Io questa view qui non la uso mai, in realtà quelle che io uso di più sono il calendario e la board view, però appunto vi potete sbizzarrire e andare a cercare tutti questi segreti. A questo punto io che cosa faccio? Qui ho
il mio master plan dei tasks, quindi ho tutte le cose che devo fare. Chiaramente ho creato una versione soltanto per voi, per mostrarvi come si fa. Non vi ho mostrato la mia perché ci sono indirizzi, nomi, ci sono informazioni che non sono autorizzata a condividere con voi anche in relazione col mio lavoro. Io quello che faccio è ogni sera, prima di andare a dormire o comunque quando faccio il mio debriefing della giornata, vado a guardare la mia task list, sposto i tasks che ho completato, quindi da to do a doing a done, dipende da a che punto sono. Prendo il mio bullet journal cartaceo e scrivo semplicemente le cose che dovrò fare il giorno dopo, prese da questa grande lista, in modo che nel giorno successivo io non mi senta persa tra tutte queste cose da fare, ma abbia una direzione precisa, e quella direzione precisa è stata presa sulla base di quelle che sono le cose più urgenti o più importanti. Spero che questo video vi sia stato utile, abbia risposto alle vostre domande sulla mia organizzazione. Fatemi sapere se avete altre curiosità, se volete che io faccia altri video su Notion, perché mi piace molto condividere queste cose con voi. Lasciatemi un commento, mettetemi mi piace, seguitemi su Instagram, tutto ciò aiuta molto il mio canale, i miei canali a crescere. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.